Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come potete ben vedere, siamo in Sella Mantis, dietro ad AVR, attenzione! Questo è un semplice vlog, vi porterò con me in questa mattinata, in cui faremo cose tranquille, però ci sta. Madonna, che schifo, un AVR selvatico! Qua. Guarda qua, guarda, un AVR professionale, pure il microfono. Guarda che professionismo, benvenuti nel professionismo, ragazzi. Mamma mia, guarda là, va. Ma pure il Pixi, ma questo è originale Manfrotto? Ovvio che no. Ah, ecco, non siamo più professionali allora. Perfetto, siamo arrivati all'autolavaggio e andremo a lavare quel bidet. Andrai, perché AVR mi laverà la moto praticamente. E cioè, guarda qua, è diventato un attaccapanni. Ma è normale questa cosa? Io non lo so. Guarda là l'SD dietro al telefono. Perché no, sai quando ho ricordato di prendere, quando stavo nell'ascensore, mi sono tornato a casa, ho preso un SD e sono ritornato, ho detto ma mi scoccia, apri lo zaino che sta dietro le spalle, allora che, metto il telefono. Che poverata. Che proerata. Proerata, sì sì. Proprio così. Vabbè, niente, quindi mo faremo un po' di riprese cinemelle mentre laviamo le moto, un po' di bike porn, tutte schiumate, se esce il sapone, che secondo me non esce, come l'altra volta. Vai, ah. Pure a me, ma tra l'altro com'è bello Davide che lava la moto col casco, col casco e la GoPro, cioè ma la metti avanti, la metti avanti per fare cosa? Ah, ottimo, io tra l'altro con due camere in mano, un vlogman. Guarda come fatica, guarda là, poi dice a me che mi devo togliere con sto catorcio qua, questa bella moto. Sta per di bulloni qua. Ragazzi, comunque ho dato una sorta di asciugata alla moto, però adesso andremo a provare questo bel prodotto di Motul per lucidare appunto le carene, la moto in generale, le plastiche, che mi è stato gentilmente regalato da mio zio Marco. Quindi adesso lo andremo a provare, magari lo faremo provare anche a Davide su quel catorcino là e vediamo un po' come viene. Allora, non ho la più pallida idea di come si possa applicare. Di solito spruzzare direttamente sulla carena, in questo caso sul serbatoio, non è proprio consigliabile. Però io lo passo e subito lo stendo. Da lontano magari proviamo. E fu così che si rovinò. Oddio mio, tutto negli occhi. Qua però sembra fragola. Sì, è fruttato. Vediamo un po'. Beh, come... sì, devo dire la differenza è abissale proprio. Come rovinare un serbatoio. No, allora, posso dire una cosa? Sì. Ma niente. No, come? Allora, questo qua dovrebbe fare anche comunque una sorta di protezione. Quindi... tipo un preservativo, quindi. Sì, sì, Allora io ma non lo so se con questa pezza
lo sto togliendo invece lo stai sporcando. No, no, se lo sto togliendo proprio invece di spalmarlo. Però nel dubbio, prima era sporco, nonostante la vista. Secondo me. Guarda quanto è lucido, si vede anche il brillantino. Guarda come è brillantinata. Guarda quanto è poco etero. Sulla plastica sembra fa l'effetto bagnato. Bagnato perenne. Va bene, quindi promosso. Grazie a Modulo che non ce l'ha mandato. E se ce lo vuole mandare, non ci accontentiamo dello spray. Modul, dai qualcosa di un po' più. Siamo qualcosa di più pesante. Un olio. Una moto. Modul non fa una, le moto. Una Modul. No. Guarda qua, belle pulite, lucidate e niente, mo registriamo un po' qualcosa per lui che non è capace, 5.000 iscritti là e gli devo fare tutto io. Ah, vabbè, ci vediamo dopo. Perfetto ragazzi, in realtà non abbiamo finito di lavare le moto, abbiamo finito l'autolavaggio e stiamo andando giù al garage mio per pulire bene i cerchi perché fanno tutti e quattro cagare, sia i miei che quelli di Davide, e giù al garage siamo un po' più tranquilli anche perché il tempo è abbastanza incerto e non vorremmo, diciamo, prendere la pioggia per rovinare quel poco di lavaggio che siamo riusciti a fare all'autolavaggio. Quindi penso che continueremo questo vlog direttamente giù al garage, salvo qualche clippetta divertente. Facciamo un bel MT-09 SP2020 versus Panigale 959 di Dabierre. Perfetto ragazzi, Davide se n'è andato, siamo venuti insieme qua come vi ho detto per pulire i cerchi, abbiamo pulito i cerchi della moto, adesso è bella pulita e splendente. Niente, ci siamo dimenticati che stavamo registrando, abbiamo fatto le cose nostre, abbiamo parlato, ce ne siamo andati, se n'è andato. E quindi niente, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso fosse stato così non dimenticate di lasciare un bel pollice in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e basta, mi sono scocciato, questo video non mi piace, ciao!